Forse scommettere. C'è già sistemare? Sì, allora scommettere. Scommettere mi piace. Ma è un'altra parola ancora. Scambiare. Scambiare, anche scambiare è una bellissima parola. Superare, cioè. Superare non lo so. Superare. Forse sentire. Sentire è un parolone perché ha assolutamente a che fare con le soluzioni. Noi sentivamo nelle mani il fatto che ci avremmo avuto il libro. Ma sognare? Sognare, anche sognare. Scommettere c'è. Il nostro vocabolario è grossissimo. Ce n'è un sacco di parole con la S. Scambiare l'abbiamo messo. Sentire? Sentire l'abbiamo messo. Salvare? Salvare, cioè salvezza, possiamo mettere anche salvare. Stupire? Stupire, assolutamente sì. Perché è un approccio che stupisce molto. Sperimentare c'è. È un approccio che nasce in ambito terapeutico. Ma poi, grazie a Inzo, che era la moglie, che era... Quindi salutare. Anche salutare. Fumare così, salutare così. Per fumare non è salutare. Salutare. E dall'ambito terapeutico poi si è sviluppato un po' in ambito aziendale, poi grazie a Mark e Paul è arrivato in Europa e si è diffuso in maniera davvero incredibile su tutti gli ambiti, formazione, coaching, counseling, relazione di facilitazione di gruppo, quindi consulenza. Nell'editing delle code, degli scritti, la parola che per me è più collegata tra tutte alle soluzioni e soprattutto a questo approccio è quello che io e Riccardo dissimo: ok, se volete davvero imparare questa tecnica, quello che davvero vi serve, perché poi la tecnica fu usata anche in ambito terapeutico, per chi è terapeuta la usa anche in ambito terapeutico, se davvero volete usare questo nostro approccio, la cosa che è veramente importante il pennello non fa, cambiamo il pennello, è sorridere. Se sorrido, se la prendo alla leggera, se non la prendo troppo pesante, se approccio tutto questo con leggerezza, le cose cambiano completamente. Quindi uno degli effetti che spero di creare a fare click è di darvi gli strumenti in più per sorridere di più. Già la vita è triste di su. Ah, io non ve l'ho detto. Io vengo dalla Liguria, perché abito alla Spezia. E in Liguria, la Spezia soprattutto, ma proprio in Liguria, il mugugno è istituzionale. Si lamentano, no? Cioè, non so qua a Firenze come si lamentano. E io mi lamentavo del fatto che si lamentavano, perché era una cosa che tu vai la mattina alle 7 a prendere il caffè e questo ti guarda così. E pulisci le tazzine, perché pulisci le tazzine. Se alle 7 di mattina non dovresti pulire le tazzine, sono pulite. Tu gli chiedi il caffè e lui si buffa. Ci mette 3 ore a farti il caffè, tu c'hai freddo, che non è in ufficio, e si lamenta. E io mi lamentavo del fatto che loro si lamentavano. Poi ho capito che è un problema proprio strutturale della regione. La regione non è fatta così. La regione è fatta così. Sono fatti così proprio, sono proprio fatti così. E come si cambia se invece di stare così, sto così? Questa è un po' la sfida di queste 3 ore insieme. Ma per entrare un pochino più sull'approccio, veramente si può lavorare sulle soluzioni senza analizzare i problemi? Poi vi faccio vedere l'isola e vi spiego perché. Ho sviluppato un modello di coaching con tre altri colleghi e creammo una scuola fatta di 9 moduli.
io tenevo l'ultimo modulo sulla parte della struttura del coaching. E quando sono entrato in aula, gli altri colleghi mi hanno fatto: guarda Marco, c'è uno che ti romperà parecchio le scatole perché è pugnolo. E io sono entrato in aula, lui assomigliava tantissimo a Guzzanti. Non so se vi ricordate Guzzanti, in quello, quando faceva tocca la aerea, la seconda, che è quello lì. E giocando a fare questa cosa, lui era uno dei personaggi che amava di più, quindi ci trovavamo subito, no? E dopo 5 minuti di scherzo, io praticamente ho diventato simpatico. Iniziare la lezione dicendo: con me ci occuperemo di soluzioni senza analizzare i problemi. E automaticamente, da persona simpatica, sono diventato subito antipatico. E lui disse: Marco, per favore, siamo persone adulte, non iniziare con queste frasi a effetto, perché non, qui non attaccano, qui abbiamo bisogno di roba vera. Quindi, per favore, sii concreto, le cose a effetto te le puoi lasciare. E io disse: va bene, neanche ti rispondo, guarda, ti faccio provare. C'era lì una ragazza, si chiama Asli, ed è una ragazza turca, lavora come coach agile. E gli chiesi: Asli, ti va di fare una sessione alla turca? Lei mi guardò un po', non fu io. C'era fuori, c'era un posto bellissimo, perché eravamo in Ungheria, un posto davvero magico, e ci siamo messi fuori all'aperto, e all'aperto abbiamo lavorato, come vedete la favorita, abbiamo lavorato con la tecnica, questa è la tavoletta che uso, poi vi faccio vedere le scale, e il mandato era: io ti faccio le domande in italiano e tu mi rispondi in turco, solo dimmi come si dice sì e come si dice no. Sì si dice vette e no si dice hayır. Iniziamo la sessione, io facevo domande e lei rispondeva in turco. A un certo punto il ragazzo che ebbe l'obiezione, non si può lavorare, no? Disse: voglio dire una cosa, stai fermo un attimo, ti attira l'idea ma lasciami fare. La ragazza, perché si era bloccata la ragazza, non riusciva più ad andare avanti, non si vedeva, si sentiva. E io gli dissi: prova a dire ho bisogno di tempo. Lei disse questa cosa in turco, a me non è così, pensiamo, e da lì è stato un fiume. E fino a quando poi si spostò verso la soluzione, arrivata la soluzione era felicissima, almeno così il suo corpo diceva, e io dissi: sembra che sia arrivata a un buon punto, ti va se fermiamo qua? Lei disse vette e siamo tornati a parlare in italiano. E lei raccontò che era stato incredibile e che davvero aveva avuto delle idee davvero pratiche di come fare, e si era stupita di quel passaggio in cui io dissi hai bisogno di tempo. Anche quel ragazzo disse: no, tu adesso mi spieghi da dove hai tirato fuori quella roba, perché era la stessa cosa che volevo dire io, non l'avrei detta con le parole con cui l'hai detto tu, ma capivo che era quella roba lì. E io dissi: ok, in questi 3 giorni parleremo di questo, come si fanno le domande. Quello che vi porto io è come uscire dai pantani dove a volte ci troviamo, tirando fuori dal cappello, dalla pancia, da un'idea o una domanda che ti fa fare wow o che ti fa fare click. Quindi di nuovo questo qui è l'obiettivo che vorrei passare. E per entrare un pochino più sull'approccio vi racconto un altro caso, diventa ancora più concreto. Intanto ci avete un caso che volete risolvere? Tanto avete visto la turca, l'ha detto il turco, io non sapevo neanche di che parlava, e ha funzionato. E non ve lo chiederò nemmeno, quindi se volete pensare, intanto pensateci, intanto non ve lo chiedo. Questa era una sessione che feci a Milano, e questo manager venne perché era stato consigliato da un altro suo collega, e mi disse: il problema che ho è che i colleghi non mi chiamano più a prendere il caffè. Quando qualcuno ha un problema, la prima cosa che fa è creare una cornice. E se voi per un attimo avete pensato a un problema, sicuramente avrete individuato l'ambito dove questo problema si sviluppa, che può essere la famiglia, può essere il lavoro, può essere il mio progetto, l'amico e via. Quindi lui disse: nel mio ufficio non prendiamo più
non mi chiamano più a prendere il caffè. E questo ovviamente era un problema. Quindi lui era triste, gli altri erano felici e si divertivano alle sue spalle. Più io chiedo cose qua dentro, più questo disegno diventa complesso. E io gli chiesi, prima ancora che lei mi spiega qui dentro, supponiamo che io le sarò di aiuto, che cosa ci sarà di diverso? E lui mi guardò come si guarda un idiota e disse che prenderemo il caffè. Ok. E che cos'altro? E lui fece una faccia, ma io devo anche parlare. In che senso? Dico, sarà contento? È certo che sarà contento, siamo qua per questo. Ah, e se prenderete il caffè lei sarà contento, che cos'altro cambia? Uno va più volentieri a lavorare. Va più volentieri a lavorare, che cos'altro secondo lei? Migliora la rete sociale in generale con tutti gli altri. Migliora la rete. Quindi la qualità di vita in generale migliora. Poi? Produce di più. E lui disse, scambieremo di nuovo le informazioni, scambiamo meno, quindi lavoreremo meglio. E io continuai. E però c'era un po' incuriosito, no, adesso a vedere questa cosa, quindi iniziava a seguirmi. Cioè, forse queste domande non sono così assurde, forse c'è un perché a fare queste domande. Riccardo era bravissimo a fare domande, Riccardo faceva le domande in una maniera provocatoria che riusciva a farti arrabbiare tantissimo. Quando ti portava a arrabbiarti, ti dava il giro e tu capivi che avevi sbagliato tutto, proprio a intendere che c'era dietro una volontà di arrabbiarti. E davvero facevi click, è una cosa che non ho mai imparato da lui, era unico in questo. E io continuavo a chiedere che cos'altro. E alla fine gli chiesi, ok, poi suppongo che alla fine andrà a casa. Ah sì, vado a casa, ovvio. E va a casa. E che cosa fa di solito quando va a casa? E lui disse, ma cucino, perché mia moglie arriva dopo e quindi cucino io. Ah, ok. E se questo funziona, lei lo racconterà a sua moglie? Ah, assolutamente sì. E sua moglie sarà contenta? Beh, certo. Ne parliamo spesso di quello. E c'è, suppongo che davvero funziona, farà qualcosa di diverso? E lui disse, spengo la TV e ne parliamo. Ah, ok, ma analizziamo un po' questa cosa. E poi dissi, ok, poi sarà stanco, sì, poi andiamo a letto. E poi non glielo dico, ok, ma domani mattina si alza, che cosa ci sarà di diverso? E lui disse, sorrì, non finì la frase. Disse, sorrì, e si rese conto che lui arrivava in ufficio arrabbiato. La sessione finì lì. Sarà durata mezz'ora. Mi telefonò qualche giorno dopo, inneggiando al miracolo, dicendo, guarda, è stato incredibile. Perché i colleghi, quando sono arrivato sorridente, mi hanno detto, ah, finalmente sei tornato quello di una volta. Noi eravamo sempre lì a prendere il caffè, ti abbiamo sempre lasciato in pace perché eri così sempre incacchiato che non ti si poteva neanche dire niente. Che bello che sei tornato. Tutto a posto adesso? Se io sto dentro il problema, vedo solo questo. E più io analizzo cause qua dentro, più questo si ingigantisce, perché ci sarà stato un micro conflitto tra questi, che però può essere travisato. Supponi che questo si risolve, che cosa ci sarà? Questa è la domanda geniale che fa fare Kik. E la differenza tra questo e questo, qual è secondo voi? Una mezza d'apertura, non c'è più una misura. Non c'è più una cornice. Al di là del disegno che può essere più bello o più brutto, ma qui c'è una cornice, qui no. E siccome qui non c'è una cornice, io continuo a espandere, tocco ambiti che qui non vedo, perché il contesto me lo limita qua. E magari trovo un altro
un'altra possibile soluzione, ma non è una cosa che ho trovato io. Questa è la cosa interessante del solution focus. Non gli ho dato io la soluzione, è lui che ha detto: oh, sorry, porca miseria, non sorrido più, è vero. E la chiave era spegnere la televisione. Almeno per lui fu uno degli elementi interessanti. Questo sintetizza in breve l'ambito del solution focus e il meccanismo. L'ambito è relazioni umane. Posso fare una domanda? Sì, o le... sempre. Chiunque fa domande va bene, perché così si capisce. Ho il dubbio. Alla Spezia. Era Milano questo. Però io so di La Spezia. 50% può venire a Firenze. Sì. 50% si lamenta di La Spezia. Sì. Poi la soluzione è venire a Firenze anche per questo 50%. Sì, però una volta che sono qua si lamentano, perché si ricordano che sono spessi. 50% che sta male, che si lamenta di La Spezia, ha bisogno di analizzare il problema, sennò gli viene voglia di sentire. Allora. Stato chiaro? Sì. Se analizza il problema, sta ancora sul perché mi lamento. Se affrontiamo questa cosa rispetto a che cosa c'è di bello a Firenze? Perché davvero vuoi andare a Firenze? Che cosa troveresti a Firenze? Che cos'altro? Che cos'altro? Che cos'altro? Magari dice no, però poi in effetti mi mancherebbe il mare, mi manca questo, tanto alla fine mi lamento lo stesso e non ci muovono, oppure smettono davvero di lamentarsi, perché scoprono che c'è un tema completamente diverso. L'approccio solution focus ha a che fare tra le relazioni tra le persone, o le relazioni con se stesse rispetto alle cose. Poi ci sono ambiti, ambiti, c'è l'ambito più clinico che portano avanti loro, c'è l'ambito più coaching aziendale, ma sicuramente non funziona se devo aggiustare un motore. Se devo aggiustare un motore devo fare la diagnosi, se devo aggiustare un cuore devo andare da un cardiologo. In questo caso neanche Steve DeCesar ci sarebbe riuscito, perché con un ligure che si lamenta non funziona, non funziona nemmeno. Perché fa parte dell'appartenenza. Se io appartengo a quella realtà lì, se cambio troppo, mi sdratico e alla fine non perdo l'appartenenza. Quindi a volte se lamentarsi alla fine è funzionale, il solution focus non dice aggiusta. Questa è un'altra cosa interessante. Il solution focus dice maggiora, migliora e potenzia quello che funziona. Se funziona fallo di più, se non funziona cambia. Quindi se non funziona lamentarti, perché ti sta pesante lamentarti, cambia. Se sei ligure, se sei uno che si lamenta, ma il lamentarti per te è funzionale, perché funziona, allora continua se il tuo intorno te lo permette. Tra le altre migliaia di cose che faccio, che gli altri ragazzi sanno, ho anche una trasmissione radio, e in un'intervista abbiamo intervistato Luigi Frezza. Dove l'ha intervistato Luigi? L'hai sentita la puntata? No, perché ero da un'altra parte, però so che domenica c'è la domenica replica. Alle 3 c'è, alle 11 di mattina c'è la replica. Ti faccio questo piccolo spoiler, non ti spoiler.